La realizzazione di un sogno, il compimento di un progetto che parte da lontano. Domenica, Colorina, taglio del nastro per Casa Matteo, una struttura speciale realizzata per ospitare ragazzi malati con i loro genitori e fratelli, per alleviare il dolore dopo le cure e regalare loro momenti di svago. Un'iniziativa portata avanti da Maria Folini e Marzio Aili, genitori di Matteo, scomparso prematuramente nel 2011 a 12 anni per un male incurabile. Abbiamo fatto molto fatica, però ce l'abbiamo fatta. C'è stata tanta salita, tanti pro, tanti contro, però siamo riusciti a raggiungere il nostro traguardo. Molto orgogliosi di questa casa, di questo progetto, e aspettiamo solo i bambini che arriveranno. È stato un grandissimo traguardo, so per tutti, con tante difficoltà da superare, però alla fine siamo qua e siamo tutti felici. Maria e Marzio hanno trovato la forza 7 anni fa di dare vita a un'associazione in ricordo del loro figlio, che dapprima ha realizzato a Colorina il laghetto sportivo La Coccinella, successivamente la struttura appena inaugurata. Tanta gente, tanti amici dell'associazione, con piccoli e grandi gesti, hanno contribuito a rendere tutto ciò, a rendere questa giornata particolare, una giornata emozionante. Questo progetto è l'emblema migliore della solidarietà e della bontà e della volontà che ha volutamente espresso una famiglia nel pieno del suo dolore, e ha raccolto anche il consenso non solo della piccola cittadina di Colorina, ma dell'intera provincia e anche dell'intera regione. Casa Matteo è costituita da 2 camere spaziose, da una sala, da una cucina, una grande terrazza e una sala per i giochi. Accoglienza numerosa da parte della comunità di Colorina e dei paesi limitrofi, che con una camminata partita dal laghetto hanno raggiunto la struttura. Per quanto riguarda la comunità di Colorina, abbiamo anche sottolineato l'importanza di avere sul territorio una casa come questa, una casa che accoglie persone, famiglie fragili. È sicuramente una ricchezza in senso lato, in quanto dona tanta umanità, tanta sensibilità alla comunità che lo ospita e soprattutto stimola tutti noi a dare qualcosa in più per ospitare, rendere accogliente la casa e anche il territorio su cui queste persone si devono muovere.